Signori, benvenuti in una nuova puntata del Vanilla Hardcore. Non ci state vedendo doppio, ma effettivamente ho due armature di netherite. Allora, perché le due armature di netherite? Con Twitch, con cui siamo in live anche adesso, siamo andati praticamente a cercare netherite a manetta ieri sera. E io off camera ovviamente sono andato a cercare i diamanti per poter diciamo fare l'armatura per l'appunto di netherite, per il semplice motivo che una la volevo fare con protection 4, con tutta di protection 4, però ovviamente ancora adesso non siamo riusciti a farla del tutto protection 4. Ci mancano tipo l'elmetto e la chest plate, però arriverà anche quella. Solo che praticamente perché stavo facendo l'armatura con un Protection 4? La stavo facendo per andare nel land. Per l'appunto oggi andremo nel land. Infatti tutto l'equipaggiamento è stato settato solo per andare nel land. Tra l'altro la spada ha un bel looting 3. Siamo riusciti ad ottenere looting in un villaggero. Looting 1 purtroppo, un po' schifo, però abbiamo potuto ottenere solo quello effettivamente. Non ci posso fare niente. In ogni caso, spero che le Eye of Ender possano bastare. In caso ho della Blitz Powder pronta per poter essere trasformata in Eye of Ender, in caso vado a caccia 2 secondi di Enderman e vado a cercare ovviamente vado a craftare ovviamente le Eye of Ender. Ok, quindi usciamo fuori. Tra l'altro ho fatto le pozioni della forza, le pozioni della velocità e le pozioni dello slow falling. Perché, allora, la forza ovviamente per fare più danni possibile e uccidere il drago nel più breve tempo possibile. Lo swiftness lo utilizzeremo solo per quanto riguarda. Cazzo, ora non c'ho l'ascia perché l'ho lasciata a casa. Le pozioni della velocità perché volevo fare l'esplorazione molto velocemente. Ho sentito un Enderman? Sì, ho sentito un Enderman. Iniziamo a buttare la prima. C'era la barca? Cazzo, la barca! Ecco, la barca mi sono inventato. Oh, è bello che prima di entrare di registrare ho detto, ma la barca che se per caso troviamo un pezzo pieno d'acqua, c'è cioè da dover attraversare, come cazzo faccio io senza la barca? Ok, ci prendiamo un po' di legna al volo così. Punching wood, abbiamo fatto l'achievement punching wood. Ok, quindi crafting table. Lanciamo per l'appunto la prima ender pearl. Iovene. Ma l'ha lanciata. Ne ha lanciato due. Ok, eccole lì. Dammele tutte e due. Perfetto, proseguiamo un paio di blocchi verso lì e poi ovviamente ci vediamo. Ovviamente l'esplorazione è finita. Ci beviamo la cosa di Swiftness. Se volete beccarvi l'esplorazione, ovviamente, in ogni caso, venite su Twitch in live e vi beccate tutte queste cosine che magari su YouTube io non carico. A più tardi, ragazzotti. Ok, raga, dovrebbe essere qui. Dico dovrebbe perché ovviamente Minecraft è un po' uno stronzo da questo punto di vista. Ta-da-da! Un bel respiro e fiondiamoci giù ad esplorare. Ecco, già sento dei mob e la cosa non mi piace per niente. Perché non collegare la fortezza dell'End a una mineshaft? Cioè, proprio per rendere le cose più stronze, capito? Mamma mia, oh, ma veramente. Allora, vediamo se riusciamo a trovare qualcosa di interessante, a parte una cesta con 4 pezzi di redstone. Sì, qua illuminiamo. Un Ender Pearl, grazie, lei è molto gentile. Facciamo così. E poi un panino, sì, posso usare quello per rifocillarmi. Sono abbastanza ignorante. Un'altra Ender Pearl. Le mele d'oro, porca la troia, le mele d'oro. Allora, vabbè, io mi ciappo l'oro e però non ho legna per fare la mela d'oro. E la libreria, la libreria, la libreria. La libreria, io, ma cazzo, non posso prenderla perché non c'ho l'ascia. Sono un deficiente, sono un idiota, babbalbuziente. Unbreaking 3 qui c'ha. Fail Protection 3, Fetter Falling. E tanti fogli. E tanti libri. Allora, vabbè, raga, io le cose le lascio qua perché tanto avremo modo di ritornare qua sicuramente. E in ogni caso,
Allora andiamo a togliere proprio tutta sta roba che gli tirate addosso, gli mortacci vostri schifosi schifosi. Ma dimmi te se mo doveva spawnarmi la fortezza in mezzo alla Mineshaft. Ma io sono la persona più culona del mondo. Una Golden Apple così a regalo per me. Allora questa roba te la regalo. Cioè c'è chi cerca la Mineshaft e non la trova mai nella vita. Ok, ho le mie orecchie da elfo, odono i silverfish di merda. Ok raga, ho trovato il portale. Dire che mi sto cagando addosso è poco. Cioè veramente è qualcosa di superfluo da dire. Ok, quindi Strength, Slow Falling, Golden Apple. E andiamo. E io ovviamente dove spawno? Mamma mia, potevo... Aspetta. Ecco. Facciamo così direttamente. Faccio prima. Mi stavo già cagando addosso. Allora, ignoriamo gli Enderman. Ovviamente, dov'è il stronzone? Dobbiamo iniziare a distruggere. Ok, una mira. Ok, ignoriamo il drago. Deograta, levati dai coglioni tu. Finalmente raga, abbiamo ucciso anche l'End, anche l'Ender Dragon. Abbiamo ucciso anche l'Ender Dragon in questo cazzo di hardcore. Ma porca la miseria raga, ma porca la miseria. Oh, vi giuro, ecco perché poi nessuno gioca il vanilla e tutti lo uccidono nel moddato. Perché è una rottura di coglioni allucinante, è una rottura di palle. Porca miseria, non ho neanche una torcia. Ah vabbè, ce l'ho da qua, sperando di riuscire a prenderla. Proviamo a fare così. Perfetto. Facciamo così. Bim! Dragon Egg per noi. Alla grande. 65 livelli, porca miseria, quanti cazzo di livelli di esperienza abbiamo. Ok, io ovviamente cosa bisogna fare adesso? Si va a cercare la casa, le casette per cercare di prendere l'elitra. Ovviamente dobbiamo uccidere un paio di Enderman perché ci servono le Ender Pearl. E saliamo qui sopra e dobbiamo cercare di buttare l'Ender Pearl qui dentro. Mi salvo. Ok, qui mi salvo, diciamo, le coordinate del portale End. Ecco perché volevo prendere in assoluto la zucca. Ok, raga, ho finalmente trovato qualcosa. Ho trovato la fortezza dell'End, diciamo, fortezza, quello che è, comunque sia. Andiamo, non mi fido a usare l'Ender Pearl neanche morto. Andiamo così. Sperando che lì vicino ci sia anche la barchetta, che così con la barchetta troviamo l'elytra. Purtroppo non ho razzi con me, quindi diciamo che è una toccata e fuga. Bisogna prenderla e andarsene, ma proprio fuggire come fece Frodo con l'anello quando Gandalf gli disse fuggite, sciocchi! E c'è anche la barchetta. Oltre all'elytra, raga, dobbiamo cercare di mettere le mani sugli shulker. Sui shulker shell per poter fare diciamo le per l'appunto. Aspettiamo che ovviamente l'incantesimo stronzo di leaping o quello che è, finisca. Ovviamente dato che questi scemi mi fanno volare, direi proprio di
eliminargli la possibilità di farmi del danno. Un'esplorazione nell'End così sentita non l'avevo mai fatta. Cioè, veramente, raga, è una cosa assurda. È una cosa assurda tutta la tensione che ti porta ad avere. Allora, Diamond League, Protection 3, Unbreaking 3. Unbreaking e Mending. Questa me la ciappo però. Diamanti assolutamente. Questa me la ciappo, perfetto. Scendi verso il basso. La grande. Prendiamo anche gli Shulker Shell. Ne abbiamo 8, quindi ci permettono di fare almeno 4. Prendiamoci anche queste Endrood che mi servono, cioè sono belle da vedere. Allora, facciamo un ragionamento veloce. Dove cazzo è la barchetta? L'ho pure vista. Cioè, voglio dire. Ah, fammi scendere verso il basso. Magari la vediamo meglio. Ah, eccola lì. Perfetto. Quanti blocchi ho? Troppo pochi. Quindi dobbiamo cercare di farci un bel paio di blocchi. Ok, ragazzi, siamo nella nave. Ovviamente sto cercando di aspettare che, per l'appunto, finisca la... ci abbiamo l'Elytra qui di fronte a noi. Dammi qua. Sky is the limit. Perfetto. Allora, qua abbiamo un bel po' di lingotti d'oro. Narrow Shower con Mending. Sharpness 4. Respiration 2, Protection 3, Unbreaking 3. Unbreaking 3, Deep Strider 3 e Fire Protection 4. Questi resi... resi di netherite sono tosti, eh. Fire Protection 4, poi sono quelli per il Nether, ma no. Più che bene. Ok, abbiamo da recuperare quindi la testa del drago che sta qui. Quindi, ma perché mi metti blocchi dove non voglio? Cioè, voglio capire una cosa. Ho spazio in inventario, ok. Perfetto. Ok, direi di tornare a casotta, ragazzotti. Raga, siamo finalmente a casa. Io direi di salire sopra subito, immediatamente, nel mob spawner, incantarci l'Elytra, prenderci un po' di gunpowder e farci un paio di razzetti e andare ovviamente a, cercare di trovare un paio di incantesimi decenti. Allora, qua non ho lapislazzuli, mi sa di sì invece. Sì, ho proprio i blocchi. Andiamo a buttare cose che non mi servono, poi andremo a recuperarle magari più tardi. Non è assolutamente un problema. Quindi abbiamo l'Elytra, abbiamo i lapislazzuli. Facciamo così. Uno e due. L'Elytra non può essere incantata così, non lo sapevo. Quindi praticamente dobbiamo prendere gli incantesimi che vogliamo e metterli direttamente nel coso. Vabbè, non è un problema. Tra l'altro volevo vedere una cosa, no? No, niente di che. Ok, raga, la puntata di oggi finisce qui. Abbiamo ucciso l'Ender Dragon, abbiamo messo le mani sull'Elytra. Adesso possiamo volare, possiamo fare il cazzo che vuoi. Tra l'altro vorrei provarla proprio da qua, no? Che non ho equipaggiato, ovviamente. Sono un deficiente, sono proprio un fail grande quanto una casa, ma va bene. Riproviamo a salire nel Monster Spawner e a provare l'Elytra, voglio vedere come si comporta. Sperando di non crepare nel tentativo di provarla per la prima volta da un punto veramente alto. Poi tra l'altro dal Monster Spawner abbiamo la possibilità di risparmiare un bel po' di razzetti. Vediamo. Oh, mamma mia raga. Qualcosa di assurdo, che figata. Cioè, guardate le possibilità del mondo che si aprono di fronte a noi. Cioè, è veramente una cosa assurda. Fighissima l'Elytra, fighissima.
Allora, cerchiamo di ovviamente finire in acqua, così almeno non moriamo male. Tra l'altro abbiamo a disposizione un villaggero che ci dà mending, quindi assolutamente adesso la incanteremo con mending and breaking, perché se non sbaglio lei usa gli utili, cioè ha degli utilizzi a seconda di come la usiamo, di quanto la usiamo ovviamente, quindi non sarà nessun non ci sarà nessun problema nel, diciamo, andare a incantarla e a ottenere ovviamente l'elytra tra virgolette infinita. Raga, la puntata di oggi, quindi diciamo, finisce qui. Noi ci vediamo in un'altra puntata della Vanilla Hardcore. Vi invito ovviamente a lasciare un mi piace e a iscrivervi al mio canale, e qualora non l'aveste fatto ovviamente. Comunque ci vediamo alla prossima, ragazzotti, e venite a seguirmi anche su Twitch, perché su Twitch facciamo le cose off camera. Alla prossima.